Ascoltaci anche in streaming www.california.it. www.california.it. California Radio Jukebox, la radio del tifoso, presenta Musica e Pescara. Musica e Pescara. In diretta Enrico Rocchi. Benvenuti a questo appuntamento del martedì, un appuntamento in questa settimana sicuramente con un clima diverso dopo la seconda consecutiva vittoria di questo campionato, la prima in trasferta a Crotone. Ovviamente gli obiettivi sono già puntati sulla prossima trasferta di Vicenza, una trasferta che rievoca ricordi splendidi. Intanto le notizie della giornata: Gianluca Caprari si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico presso l'ospedale clinicizzato di Chieti per la frattura da stress alla base del quinto metatarsale. L'operazione effettuata dal professor Vincenzo Salini è perfettamente riuscita ed il recupero è previsto in 90 giorni, quindi nel mese di gennaio. Poi ci saranno anche le squalifiche del giudice sportivo, ma ne approfittiamo per metterci in contatto con il direttore generale della Delfino Pescara, Giorgio Repetto. Buonasera direttore. Buonasera Enrico, buonasera a tutti. Allora Giorgio, come ci si trova dopo due vittorie consecutive, dopo aver passato un momento difficile, almeno per quanto riguarda la conquista di punti? Ecco, si può dire che anche in società si respira un'aria più tranquilla, perché si stanno raccogliendo un po' i frutti anche del lavoro svolto durante la vostra campagna acquisti, perché molti all'esterno avevano dei dubbi, voi invece eravate convinti e alla lunga i risultati vi stanno premiando. Sì, dopo sei dubbi non si può abbassare mai la guardia, perché abbiamo fatto due vittorie giocando e abbiamo fatto pochi punti prima, magari giocando anche ottime carte in alcuni casi. Bisogna stare attenti, il campionato è equilibrato. Ecco Giorgio, però abbiamo un audio pessimo, la ricezione allora non è delle migliori, forse eravate in riunione. Sono che prende poco, forse. Ora mi senti meglio? Sì, ok, meglio? Adesso sentiamo meglio, sì. Sì, non bisogna mai abbassare la guardia, però ripeto, questa esplosione di Melchiorri, giocatore che avete seguito per tanto tempo, la conferma di Guana, sono delle valutazioni che ovviamente oggettivamente premiano il vostro lavoro, no? Ho citato due, poi ce ne sono tanti altri, No, le città di due sì, che stanno facendo il loro e li abbiamo presi per quello, ma credo che ci sono anche giocatori che fino adesso magari non si sono espressi al massimo, ma che su cui noi siamo siamo sicuri, perché li abbiamo visti giocare l'anno scorso. Poi è chiaro che può capitare a ogni giocatore di attraversare un momento difficile oppure un'annata difficile, quindi. Però anche per quello abbiamo una rosa abbastanza vasta, perché io credo che abbiamo intorno ai 29-30 giocatori. Oh, su Melchiorri si può spendere qualche parola in più, a parte la carriera che è stata caratterizzata da altri episodi, ma questo è veramente un giocatore di categoria superiore e siete stati bravissimi ad anticipare tutti gli altri. Beh, io lui l'anno scorso l'avevo già fatto, poi purtroppo non è tanto, io ho letto se mi era stato dato per certo che era Marino, ma non era un problema solo di Marino, il problema era che avevamo 4-5 centravanti sotto contratto, per cui era quasi impossibile portare un altro attaccante, anche se lui si sa esprimere sia da centravanti che da esterno, però insomma le qualità migliori le ha quando può rimanere avanti, insomma quando può giocare in attacco. Quindi Era un po' difficile, io avevo già l'accordo l'anno scorso con un ingaggio veramente bassissimo per poterlo portare qua. Quest'anno c'erano lo Spezia, il Latina, l'Avellino e altre squadre che lo cercavano, avevano offerte anche economicamente migliori delle nostre. Devo dire che molte dipese anche dalla sua volontà e dal fatto che forse io, diciamo, già da aprile così avevo intavolato questa situazione con lui e con il suo procuratore, che è anche un suo amico che lo segue. È vero che ha ancora grossi margini di miglioramento, nonostante finora abbia avuto una media gol straordinaria, perché 5 gol in 4 presenze. Sì,
Sì, io credo che per quello che fa lui in campo, per quanto si muove, per quanto combatte, è un giocatore che rappresenta un po' il tipico giocatore che può sobbarcarsi quasi dell'attacco sul tenestro sulle sue spalle, che abbia grossi margini, non ha avuto mai la possibilità di giocare in modo continuato in una squadra che lo impiegasse in quel ruolo lì, per cui sono convinto che sia un giocatore che sicuramente è scappato negli anni, perché poteva già essere arrivato in B come li chiamano ora, top player, però voglio dire è molto umile. Io domenica, quando tutti quanti gli facevano i complimenti così, l'ho sentito dire: meno male che ho segnato, perché avevo giocato proprio male. È vero. Non è una cosa comune, ecco. Credo che ce ne siano parecchi di giocatori piuttosto umili in questa squadra. Giocatori che hanno fame, quindi. Che hanno fame, quindi. Ecco, io per esempio ti dico, Zampano l'avevo visto e non l'avevo visto l'anno scorso, Peppe Pavone me l'aveva parlato in un modo entusiasta, devo dire che piano piano sta facendo vedere che quello che mi aveva detto Pavone era sicuramente vero. Insomma, e siccome Repetto conosce Pescara come le sue tasche, sa bene che in questa settimana tutti pensano alla partita di Vicenza, gara facile, si può vincere, ovviamente il tifoso giustamente fa questo tipo di discorso. È vero anche che il Vicenza rievoca vecchi ricordi, c'è quel gol di Giorgio Repetto del 1977, no? Con Caldore in tribuna che esultava. Quello è stato uno dei gol più importanti della carriera di Repetto, no? Anche che ne ho fatti talmente pochi. Anche questo è vero. Me lo ricordo bene. No, io sinceramente, tu pensi che non sono mai ristato a Vicenza. Dopo, tranne quando abbiamo rigiocato col Pescara, diciamo nel 79, credo, l'80. Sì. Io non sono mai stato più a Vicenza a giocare o pure con una squadra mia, diciamo, in altra veste. Quindi l'emozione c'è. E credo che il Vicenza, visto la partita di domenica con Lanciano, aveva fatto un 40 minuti veramente belli, buoni, aveva creato parecchio in fase d'attacco. Ha 5-6 giocatori molto temibili. Cito Ragusa perché a Pescara lo conosco benissimo, ma Giacomelli, Di Gennaro e a tanti altri che hanno fatto una buona campagna acquisti in quella settimana, 15 giorni che hanno avuto in più quindi non è una squadra sicuramente da sottovalutare come tutte le altre, ma, d'altronde. No, il Bari ci ha perso, altre squadre hanno faticato molto, i giocatori hanno qualità, l'ambiente è quello che è, un campo molto bello nel quale giocare, perché non c'era pista, quindi un campo proprio da calcio, lo stadio da calcio, quindi si ricorda, Repetto, di quel 1977 anche con l'esordio di Marco Masoni, no? In campo. Sì, ne parlavo l'altro giorno con Marco, perché si fece male Mosche, se non mi sbaglio. Entrò Marco e fece l'esordio, giocò anche benissimo, era un ragazzo di grandi qualità, e a me venne questo gol a 5 minuti alla fine, credo, o anche di meno, che ci proiettò in quel momento verso le 6 vittorie consecutive, insomma, quindi. E quindi speriamo che sia così, perché poi il Pescara si è ripetuto anche nell'87 con una tripletta di Rebonato, anche lì si spianò la strada per un percorso sicuramente positivo, e chissà, dai, corsi e ricorsi storici. Ma guarda, avere un entusiasmo non guasta mai, io dico, bisogna andare con i piedi di piombo, ma bisogna andare anche convinti delle proprie qualità e avere l'entusiasmo. Io credo che l'entusiasmo non vada quasi mai sopito, bisogna essere consapevoli di quello che si può fare, e logicamente l'entusiasmo ti aiuta. Nello stesso tempo devi essere consapevole anche che ci sono gli avversari, quindi nessuno ti regala nulla, e mi sembra che questo campionato lo stia dimostrando ampiamente. Ringraziamo Giorgio Repetto, ovviamente dedichiamo il brano Mi ritorno in mente di quel Vicenza Pescara. Grazie Repetto, grazie, Giorgio, grazie Repetto. Lucio Battisti. Sei in tutti i sogni miei.
Quella sera parlavi insieme a me e ti stringevi a me. All'improvviso mi hai chiesto lui chi è, lui chi è. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. Il nostro amor dissolversi nel vento. Ricordo, sono morto in un momento. Ci ritorno in mente ovviamente quel gol di Giorgio Repetto, che ringraziamo per il contributo. Diamo anche le squalifiche in casa Vicenza e in casa Pescara. È stato squalificato Gentili del Vicenza per una giornata, mentre nel Pescara Fabrizio Grillo per due giornate per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere al termine della gara nel tunnel degli spogliatoi assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, rivolgendo loro un gesto triviale. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale. Quindi Grillo salterà la trasferta di Vicenza, la prossima gara interna con il Carpi. Abbiamo in linea il collega di Tutto Sport, Ivano Di Sciascio. Buonasera Ivano. Buonasera, ciao Enrico. Senti Ivano, prendo spunto da un articolo apparso oggi sul quotidiano Il Messaggero, firmato da Pierpaolo Marchetti, che sottolinea i grandi meriti di mister Baroni per questa vittoria. I due grandi meriti sono le scelte di Aresti e di Melchiorri. Pierpaolo è un amico, a prescindere da questo, condividi di puntare quasi totalmente sui meriti di Baroni? Su questi due meriti di Baroni? Le scelte, Enrico, sai meglio di me che sono fatte per essere poi vincenti o perdenti. Quelle di Baroni sono state sicuramente vincenti, perché i due protagonisti della partita con il Crotone sono proprio loro. Aresti, che ha tenuto botta nella prima fase della partita quando il Pescara era chiaramente in difficoltà, e Melchiorri poi perché comunque ha dimostrato con la prestazione contro la squadra pitagorica comunque grandissimi doti, un giocatore che fa gol, che ha portato su la squadra a fare parte da solo, insomma sicuramente sì. Baroni si è preso le critiche quando ha sbagliato le scelte, ed è giusto, condivido quindi in pieno, è giusto dargli merito quando, nel caso in cui le decisioni che prende sono azzeccate, anche perché sono due decisioni forti per mettere in panchina già dal turno scorso Fiorillo, e comunque tenere Maniero anche lui in panchina al di là del problema fisico o meno, però insomma sono state due decisioni forti che però hanno dato lui ragione. Senti, tanto per quanto riguarda Maniero, oggi insieme a Venuti ha svolto lavoro differenziato, quindi anche queste situazioni in infermeria stanno aiutando un po' Baroni nelle scelte, perché vabbè, Caprari starà lontano dai campi 90 giorni e assente Maniero, quindi Melchiorri avrebbe giocato sicuramente, però non ha i dubbi. E poi c'è la squalifica di Grillo, quindi rientra Zuparic al centro della difesa con Zampano
e Pucino. Insomma, resta solo un dubbio forse al centrocampo con Bjarnason. Però ti chiedo, un sondaggio che si fanno i tifosi, quindi cerchiamo così di stare un po' al gioco. È meglio non avere un gioco e vincere tante partite con una salvezza tranquilla, o avere un bel gioco e non vincere spesso rischiando i play-out? Io ricordo di questa squadra, piano piano un po' tutti ci stiamo facendo un'idea, no? Se inizialmente ci sfuggiva qual era il senso anche tattico della squadra. Oggi io credo che Pescara sia una squadra che probabilmente non può stravincere il campionato, né tantomeno essere completamente protagonista. Io credo che sia una squadra che ha delle difficoltà, anche perché con il Crotone il primo tempo, insomma, l'abbiamo visto tutti, ha in questione delle difficoltà, deve aspettare, insomma, giocatori molto importanti, che sappiamo benissimo che comunque ci manca Mushai, che è un giocatore l'anno scorso è stato protagonista in Serie B, Brugman che comunque è altrettanto, Salamon che sta risolvendo problemi fisici. È la rosa più competitiva della Serie B, è inutile negarlo. Io non so se la rosa più competitiva, sicuramente, però la cifra di questa squadra la potremo percepire solo quando sarà al completo. In virtù di questo che sto dicendo, secondo me rincorrere così un gioco sfavillante, rincorrere, probabilmente anche un'idea di gioco che aveva inizialmente Baroni, si è rivelata non una situazione corretta, giusta, anche perché il Pescara, ripeto, in questo momento ha delle difficoltà in difesa, comunque quando non si è al completo le difficoltà ci sono, a centrocampo bisogna ancora trovare la quadratura del cerchio, quindi io credo che sia giusto in questo momento essere un attimino più pragmatici, meno belli, soffrire un po' quando c'è da soffrire, come ripeto. Sì, e più concreti. Per esempio, mi viene da pensare, adesso si crea chiaramente il dualismo maniero Melchiorri, sì, ma purtroppo praticamente credo che sia proprio un dualismo, perché io anche la partita Melchiorri, l'ultima partita di Melchiorri ha dato proprio l'impressione che lui è un giocatore che vuole quel tipo di spazio in mezzo al campo, cioè vuole comunque avere molta molta libertà di manovra al centro d'attacco. Maniero idem, quindi faccio fatica a pensare ad un Pescara o con un doppio attaccante o con Melchiorri esterno. Ivano, un'ultima cosa. Sì. Sì, è vero quello che dici, ci sarà dualismo anche a centrocampo tra Lazzari e Bjarnason, però sono problemi che dovrà risolvere il tecnico Baroni. Certo. Sui due piatti della bilancia, più qualità la squadra o il suo allenatore, o si stanno avvicinando questi valori? Ma su Baroni è chiaro che dobbiamo un po' sospendere il giudizio per tanti motivi. Secondo me la squadra ha qualità individuali, mi ricollego a quello che dicevo prima, quindi che è una squadra che non è costretta, non è condannata a produrre chissà quale mole di gioco, perché poi ha nei piedi di Pasquato, nei piedi di Melchiorri, nei piedi di Brugman e Muscia quando arriveranno, comunque giocatori decisivi. È una squadra che sta crescendo, questo è indubbio. Tra l'altro vedevo un attimino il parallelo l'anno scorso, ormai sono 3 anni che questa squadra è in declino, siamo finalmente arrivati a un punto di risalita, cioè rispetto all'anno scorso abbiamo un punto in più, abbiamo fatto 8 punti in 8 partite, adesso ne abbiamo 9, per fortuna. Che sia un buon auspicio, insomma, rispetto a quello che... Vabbè, vincendo a Vicenza, ovviamente la media, ecco, vedo come ogni settimana, e questo lo faccio anche per scaramanzia, Luca Teseo che fa i debiti scongiuri, ci sta portando bene da 2 settimane, quindi continuiamo, no? Cioè, vincere a Vicenza significa alimentare passione, credibilità. Sì, anche perché, no? Sì, Enrico, è un campionato, comunque la classifica è molto corta, credo che circa il 40% delle partite finesse disputate si sono concluse con un pareggio, che è un dato molto molto alto rispetto agli anni passati, quindi credo che siano 32 pareggi sono in tutto 88 partite, insomma c'è tutto il margine per recuperare il terreno perduto, fermo restando che, ripeto, è una squadra che bisogna sia di crescere dal punto di vista tattico, ma anche recuperare i giocatori migliori. Quindi a Baroni dedichiamo Un giorno credi, te la ricordi quella di Battiato, perché Un giorno credi di essere un grande uomo, di Bennato, è vero. Un giorno credi di essere un grande uomo, in un altro devi cominciare da zero, perché non ci si può fermare ad una doppia vittoria e
migliorare, insomma. È la storia di tutti gli allenatori, quindi Baroni penso che lo sappia bene. Grazie Ivano, andiamo a sentire Bernardo con Un Giorno Credi. Un abbraccio, ciao ciao. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornar sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante. Dopo il direttore generale della Pescara Giorgio Repetto ed il collega Ivano Di Sciasci di Tutto Sport, andiamo a sentire un agente FIFA che ama la città di Pescara come Alessandro Alberti. Buonasera Alessandro. Ciao Enrico, buonasera a te e ai tuoi ascoltatori. Alessandro, allora è un Pescara che è riuscito in 2 settimane a cancellare le ombre di una crisi, i giudizi ovviamente, come sai bene, cambiano completamente, ora addirittura il Pescara viene valutata negli ambienti come una corazzata che potrebbe riprendere un cammino sicuramente positivo. Ecco, oggettivamente questa rosa è in grado di offrirci un proseguo di campionato entusiasmante? Io mi auguro che sia entusiasmante, di sicuro non credo che il Pescara sia una squadra da ultimo posto in classifica. Devo dirti che insomma anche la sconfitta di Catania ha lasciato tutti con l'amaro in bocca e ha lasciato quell'alone di preoccupazione, perché la squadra era effettivamente ultima in classifica. Diciamo che le due vittorie, in particolare quella di Crotone, è stata veramente perentoria, per cui, come hai detto correttamente te, si deve pensare in positivo, così come non ci si deve abbattere quando le cose vanno male. Col figlio giusto. Quanto ti sorprende, se ti sorprende, questa esplosione di Federico Melchiorri? Ma guarda Enrico, io credo che un allenatore, ma questo secondo me è un principio di fondo, un allenatore incomincia a comprendere veramente gli uomini che ha a disposizione dopo qualche mese che ci lavora, soprattutto nel quotidiano, che è una cosa che è differente dal vedere le partite o dei video. Per cui Melchiorri in questo momento diciamo che si riposa, così come troverà anche lui il momento giusto per confermare quelle che sono le sue qualità. Credo che la soluzione migliore sia non creare dei casi quando dei casi non ci sono. Dopotutto si è giocato una manciata di giornate di campionato, è troppo presto per creare processi o per creare
situazioni prive di fondamento, almeno adesso. Senti, ritieni anche tu che quest'anno in Serie B non ci sia una vera e propria regina? Sì, sta risalendo il Bologna, il Livorno è sempre lì tra le candidate inizialmente, il Bari, mentre il Catania non risolve i suoi problemi, così come continua a deludere un po' il Latina. Ritieni quindi che Bologna e Livorno possano, insieme al Bari, confermare queste tre squadre, confermare un po' le previsioni direi delle vigilie? Direi di sì. Io direi che verranno fuori alla distanza. Però Enrico, come ti ho detto qualche istante fa, oggi come oggi in un campionato di Serie B non si può, non ci sono né promosse, cioè non vedo quest'anno il Palermo dell'anno scorso. Ecco, questo per fare appunto, un termine di paragone. Non c'è la corazzata. Esatto, esattamente, per cui è un campionato che fino alla fine credo che creerà interesse, creerà suspense, non penso che ci sia qualcuno che possa fare il vuoto. Senti, i tuoi ricordi di Vicenza, c'eri anche in quella stagione di Vicenza-Pescara, no? Con la tripletta di Rebonato. Ma c'era mio padre veramente in panchina l'anno della tripletta. Sì, a parte il papà Enrico. No, la tripletta di Rebonà, ma Vicenza a Pescara porta bene, c'è il gemellaggio, è sempre una partita che viene vista in modo favorevole, senza grossi patemi d'animo, diciamo. Quindi tu farai il tifo per la tua città, per il Pescara, anche se le origini vostre sono venete, però... Ma ricordati che io sono nato a Treviso, non sono nato a Vicenza. Sì, ma ormai sì. Dopo 30 anni sei pescarese, però Pescara è la tua città. Quando vado all'estero, vado fuori, mi dicono dove sei, ovviamente Pescara la mia città, ci mancherebbe. E poi c'è papà Enrico che firmò quella promozione, no? Quella stagione con la tripletta Vicenza di Stefano Ribaldi. Mio padre era in panchina, io spero di portare un calciatore prossimamente a Pescara che sigli il gol della promozione prossima in Serie A. Grazie Alessandro Alberti, allora ti dedichiamo la mia città di Luca Carboni. Ciao, grazie. Ciao. Signora, guardi che belle case, però lei non glielo do. Mi
dispiace signora mia, è tutto uso foresteria, ia ia. Ma la città senza pietà, una città ti dice che non è vero, che non c'è più la povertà, perché è tutta coperta dalla pubblicità, ta 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 ta. Hanno partecipato a Musica e Pescare il direttore generale della Delfino Pescara Giorgio Repetto, il collega di Tutto Sport Ivano Di Sciascio e l'agente FIFA Alessandro Alberti. Domani sera altro appuntamento sportivo alle 19.20 con Pescara Channel con Sergio Cinquini e Antonio De Leonardis, mentre non perdete l'appuntamento tra qualche minuto con Il Gatto e la Volpe. Marco Tontodonati e Luca Teseo avranno come ospite Eugenio Seccia, ex assessore al bilancio del comune di Pescara. Si parlerà del problema della strada chiusa a San Silvestro. California Radio Jukebox, la radio del tifoso, ha presentato Musica e Pescara. Musica e Pescara. In diretta Enrico Rocchi.